Buongiorno dal Camondo Blog, Massimo Provenza che vi parla. Oggi affrontiamo la spinosa tematica riguardante i procedimenti disciplinari al comune di Alcamo. Ne parliamo con il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. Proprio di recente avete sospeso per 6 giorni, almeno così abbiamo appreso, un funzionario comunale riguardo alla pubblicazione di un avviso per assegnare delle aree cimiteriali. Quindi si tratterebbe di Aldo Palmieri, quindi funzionario, o comunque vorremmo capire meglio che cosa è accaduto esattamente. Questa è una vicenda che insieme a qualche altra che è successa l'anno scorso il nostro ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari ha dovuto affrontare. Chiaramente si tratta di procedimenti che sono di competenza di questo ufficio, quindi dove la politica non ha un ruolo, non ha alcuna discrezionalità, ma che ovviamente interessa non solo noi ma tutta la città, perché è ovvio che ciascun dipendente deve fare il proprio, deve seguire le regole e soprattutto non deve creare disagi. In questo caso è successo, è venuto fuori per alcune segnalazioni che alcuni cittadini hanno evidentemente fatto, e la cosa che dispiace è che riguarda un servizio che è quello delle sepolture, che ci sta molto al cuore e su cui non solo l'amministrazione ma anche il Consiglio ha lavorato tanto proprio per superare alcune criticità. Purtroppo queste criticità ad oggi non sono state completamente del tutto superate, anche a causa di questo bando che è andato che è stato ritirato. Quindi per questo il dirigente e poi i componenti dell'ufficio che si occupa di disciplina ha fatto questa sanzione di 6 giorni di sospensione dal lavoro di 6 giorni. Un più netto e recente provvedimento riguarda il funzionario Vittorio Sessa, già responsabile dello sportello unico attività produttive qui al comune di Alcamo, che però è stato, da quello che abbiamo appreso, confermato come responsabile della protezione civile. Possiamo avere maggiori delucidazioni al riguardo? Sì, intanto la premessa la ribadisco, che è quella che si tratta di procedimenti che seguono delle norme di legge ben precise, quindi l'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari non fa altro che fare un'istruttoria seguendo le norme di legge, applicando quello che la legge appunto prevede in funzione di quello che è accaduto. In questo caso, in questo secondo caso, la sanzione è più pesante, si parla addirittura di licenziamento con preavviso, per cui questa procedura comporta che al lavoratore viene dato un preavviso prima di essere licenziato, per cui fino al momento in cui non sarà messo fuori dal ruolo dell'amministrazione è un dipendente comunale a cui il dirigente può assegnare qualsiasi funzione che ritenga utile o necessaria. In questo caso il dirigente, l'architetto Russo, ha conferito questo incarico, quindi è tutto assolutamente nella norma. Si tratta purtroppo di un altro caso di sanzione grave che segue ad alcuni fatti che l'ufficio ha accertato essere gravi e per le quali appunto hanno ritenuto di dover applicare la sanzione massima, che poi è quella del licenziamento. Il concetto è sempre quello: noi chiediamo ai lavoratori di fare sostanzialmente quello che per cui sono pagati, punto, non c'è altro che chiediamo. E ovviamente questo significa che bisogna rispettare le regole, bisogna essere leali con l'amministrazione, ma significa essere leali con i cittadini, che poi sono quelli che pagano gli stipendi. La contestazione a carico del geometra Sessa riguarda delle assenze non giustificate, come voi avete riferito, che risalgono a un periodo a cavallo di Ferragosto, quindi un periodo un po' particolare, diciamo. Sì, sembrerebbe di sì, poi questo è quello che è stato accertato dall'ufficio. È chiaro che la normativa prevede le sanzioni più gravi proprio quando ci sono delle assenze ingiustificate a cavallo di giornate particolari, soprattutto quelle festive, come potrebbe essere quella, com'è senza dubbio quella del Ferragosto, del 15 agosto. Però ripeto, queste sono materie molto tecniche in cui l'ufficio non fa altro che applicare, un po' come fa il giudice,
le normative che vengono stabilite dallo Stato. Quindi su questo noi, e qui mi riferisco alla parte politica, non entriamo. Ovviamente è giusto che sia così, è giusto che vengano fatte delle valutazioni tecniche e giuridiche. A noi interessa però che tutta la macchina amministrativa, quindi tutti i dipendenti, dal dirigente fino a tutti gli altri dipendenti, lavorino seguendo le norme, lavorino anche con senso di responsabilità. Quindi laddove manca bisogna senza dubbio procedere applicando le relative sanzioni. Ecco, ripercorrendo brevemente anche i precedenti casi simili, la scorsa estate avete contestato ad una dipendente comunale di essersi allontanata dal posto di lavoro pubblico senza avere timbrato, e l'avete per così dire punita con 2 giorni di sospensione. Al riguardo poi ci sono state delle novità, nel senso lei si è difesa in qualche modo? Questo non so se c'è stato un prosieguo, una difesa da parte di quel dipendente. So però per certo che quelli sono atteggiamenti che di sicuro non creano neanche serenità poi nei gruppi di lavoro, perché è chiaro che se uno fa qualcosa del genere, tutti gli altri poi potrebbero o emularlo oppure comunque sentirsi in qualche modo come dire, gli sfortunati tra virgolette, che invece devono continuare a lavorare, e questo non va bene, sono atteggiamenti destabilizzanti. D'altro canto non c'è alcun motivo per allontanarsi dal posto di lavoro senza timbrare. Se ci sono esigenze particolari si può parlare col dirigente, col proprio superiore, e ci sono tutti gli strumenti che vanno dalle malattie ai permessi per poter accudire i propri cari o quanto altro. Quindi quelli sono atteggiamenti che vanno subito segnalati laddove ci sono e vanno sanzionati, perché tra l'altro questo è veramente bene ribadirlo: noi siamo tutti qui, noi per la parte politica, i dipendenti per la parte come dire, lavorativa, siamo tutti qui a servizio della città e dei cittadini, ed è giusto che ne rendiamo conto, è giusto che tutti facciano il proprio lavoro senza ovviamente disertare il posto di lavoro, in cui tra l'altro hanno una responsabilità, perché soprattutto quando si tratta di uffici aperti al pubblico come possono essere gli impianti sportivi, non può accadere che vengano lasciati in mano di nessuno. Al riguardo ricordiamo che già nell'estate del 2017, più precisamente nel mese di luglio di quell'anno, avevate contestato a 3 dipendenti di essersi allontanati o comunque di aver lasciato incustodito durante la notte bianca il parcheggio interrato di Piazza Bagolino. Quindi che cosa era accaduto? Che sono stati sanzionati quindi 3 dipendenti con 7 giorni complessivi di sospensione, trattenuta dello stipendio, nello specifico 3 giorni di sospensione a funzionario responsabile, 2 giorni ai 2 dipendenti che quella sera erano di turno. Queste sono le informazioni che ufficialmente ci avete dato. Sì, ma dato. Quello è un caso del tutto simile, rientro sì. Un po' nello schema di cui già abbiamo parlato. È chiaro che se l'amministrazione, l'ufficio competente annuncia alla città che il 26 gennaio il parcheggio di Piazza Bagolino è aperto, non è possibile andare là a trovarlo chiuso. Certo. È chiaro che qualcosa non funziona, e chi non è andato ad aprire, tra l'altro in maniera del tutto, con una scelta del tutto spontanea e autonoma, è ovvio che se ne assume le proprie responsabilità. No, si tratta alle dipendenze della pubblica amministrazione si lavora con un contratto di lavoro che si dice subordinato, con tutte le cautele, con tutte le, tra l'altro le garanzie che offre questo rapporto. Ma è ovvio che se un dirigente fa un ordine di servizio e stabilisce che il lavoratore X deve aprire il parcheggio sotterraneo, lo deve fare. Se non lo fa, è ovvio, sa benissimo che andrà incontro alla sanzione. Non possiamo permetterci di chiudere gli occhi davanti a questo, soprattutto quando si tratta di servizi per la città. Un conto è allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza creare danno, un conto è allontanarsi dal posto di lavoro creando un danno che significa un disservizio. Sono entrambe le cose gravi, ma la seconda lo è di più. Attualmente con che modalità avviene quindi la custodia del parcheggio interrato? Ma noi col parcheggio interrato oggi abbiamo raggiunto un equilibrio che, seppur con qualche criticità di cui ora parliamo, ha senza dubbio
dato la possibilità a tutta la città di fruire di questo parcheggio tutti i giorni, quindi quando siamo arrivati era aperto soltanto in orari molto limitati e addirittura a fine settimana chiuso. Oggi è aperto tutti i giorni. Ovviamente per fare questo abbiamo dovuto, ma lo comunichiamo a tutti, lo abbiamo comunicato a tutti, in qualche ora del giorno, soprattutto nelle ore notturne, è incustodito. Ma questo è assolutamente una cosa, come dire, tollerabile, perché il vantaggio è proprio quello di poterlo utilizzare sempre. Qualche criticità l'abbiamo riscontrata, questo non lo nascondo, è bene dirlo, anzi per fare un appello a tutta la città, perché qualcuno, qualche vandalo, ha in un paio di occasioni rovinato o rubato gli estintori. Ecco, questi sono atteggiamenti che non fanno assolutamente bene alla città, perché quello è un servizio che dobbiamo rendere il più possibile accessibile a tutti, e se il compromesso deve essere quello di lasciarlo incustodito in qualche ora, non è possibile che ci siano questi atteggiamenti. Ovviamente stiamo procedendo con l'acquisto, anche lì con un progetto di videosorveglianza, per eliminare anche quest'ultima criticità, però io mi ritengo soddisfatto perché finalmente è un parcheggio fruibile a tutti. Tra l'altro, a proposito di videosorveglianza, visto che parliamo di centro storico, proprio in questi giorni stanno per essere installate alcune importanti videocamere in tutto il centro storico. Questa era una cosa che ci eravamo impegnati a fare anche con il signor prefetto, lo stiamo finendo proprio in questi giorni, e saranno tra l'altro telecamere collegate direttamente con le altre forze dell'ordine, quindi è una cosa molto importante per la sicurezza dei cittadini. Ecco, a proposito di parcheggio interrato, non dimentichiamo che erano state rubate anche delle biciclette, ecco, di proprietà del comune, che erano state acquistate dal comune. Al riguardo sì, era stato avviato anche un procedimento, anche lì delle caso, indagini. Anche lì il caso è stato simile, cioè c'erano delle ci si è accorti, qualche dipendente si è accorto della mancanza di alcune bici, e poi a seguito di questa segnalazione è venuto fuori anche una responsabilità da parte di chi doveva invece essere presente e quantomeno sorvegliare affinché ciò non accadesse, quindi anche lì si è avuto un procedimento disciplinare. Ci tengo a dire che sono delle cose che purtroppo, ecco, tra virgolette, fanno parte ovviamente del rapporto di lavoro, accade anche nelle imprese private, e la sanzione è importante perché in questi casi aiuta a stigmatizzare quei comportamenti che non vanno tenuti. Ecco. E per risalire ai responsabili del furto, ecco, si è arrivati ad un risultato? Non è a mia conoscenza questo, che io sappia no, ovviamente sono state fatte tutte le denunce e tutte le verifiche, però che io sappia non si è pervenuti a individuare i responsabili del furto. E per concludere, lo scorso anno è diventato definitivo il provvedimento di licenziamento nei confronti di una ex LSU stabilizzata per assenze non giustificate, ricordiamo anche questo. Sì, sì, quello è stato un altro caso l'anno scorso, se ricordo bene è un caso un po' più eclatante, diciamo, da un punto di vista del comportamento che è stato verificato, perché c'erano diverse assenze, molto più di tre assenze ingiustificate, quindi se ricordo bene si è anche concluso in tribunale la fase poi dell'appello, quindi sì, è stato del tutto confermato. Anche lì è ovvio che se si lavora e si percepisce uno stipendio non ci si può assentare per diversi giorni in maniera del tutto ingiustificata.